Metto da qui. Conferenza programmatica della CISL Funzione Pubblica Salernitano, un appuntamento a cavallo tra i due congressi, la chiamata per tutti i quadri territoriali? Sì, certamente, è un'organizzazione che sta cambiando per tentare di adeguarsi ai cambiamenti della società. Nuovi bisogni, gravi crisi di quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione, incertezza e precarietà nel lavoro, precarietà nell'applicazione dei contratti, la necessità di caratterizzarci come un sindacato innovativo, un sindacato che tenta di leggere e contestualizzare la realtà per essere all'altezza dei tempi. Tante le vertenze in atto sul territorio, cominciamo dalla sanità. La sanità è una lunga vertenza, la sanità è uno dei diritti fondamentali, la sanità non può essere governata da commissari né da tagli lineari, come non può essere nessun settore pubblico governato con tagli lineari. Abbiamo carenze di personale, necessità di riorganizzazione dei servizi, abbiamo però la necessità che in un nuovo governo, un moderno governo della cosa pubblica ci si provveda in primo luogo a fare in maniera tale che la parte pubblica, quella dirigenziale, sia all'altezza dei tempi, competente e capace. Problemi alla provincia ma anche nel settore dei beni culturali? Problemi dappertutto, la provincia vi sono dei problemi di pensare, di riformare attraverso le leggi, mentre invece le vere riforme si fanno con i cittadini, i lavoratori all'interno degli enti locali. La questione della provincia siamo fiduciosi perché comunque forse dal 1° di novembre e sicuramente dal 1° di gennaio 2016 ci sarà un'allocazione di risorse di 11 milioni per il personale, 8 milioni per la gestione del personale e quindi probabilmente per gli addetti e per le funzioni non fondamentali ci sarà una soluzione, però questo è quello che viene declamato, viene attenzionato e purtroppo deve venire realizzato. Per quanto riguarda gli enti locali e i beni culturali, sappiamo che o si ha una vera riforma nella gestione di queste strutture o ci si mette in condizioni di adeguare queste strutture e renderle aperte al di là della visione di cose d'arte e cose antiche, ma renderle integrate in quella che è la vita di tutti i giorni, o non ci sarà nessuna possibilità di mantenere i siti aperti e quindi si correrà il rischio che ci sarà un degrado complessivo di tutti questi beni, e questa è una cosa intollerabile perché è una ricchezza del nostro territorio, è una ricchezza dell'Italia, è una ricchezza culturale, è una ricchezza che da un punto di vista morale ed etica deve essere garantita per sempre. Conferenza organizzativa della CISL Funzione Pubblica Salernitana, con la presenza di Doriana Bonavita, segretario generale della Funzione Pubblica Regionale. Un incontro dei quadri salernitani? Sì, cominciamo veramente oggi con Salerno e quindi sono anche contenta, perché devo dire la verità, ho letto la relazione del segretario generale e ha accolto perfettamente tutti gli spunti sui quali noi vogliamo discutere e portare il nostro contributo all'Assemblea Confederale Organizzativa che si terrà a metà novembre a Riccione. Dobbiamo ripensare a un nuovo sindacato in una società che è cambiata, dove il lavoro, anche quello pubblico, è cambiato, sono cambiate le modalità contrattuali, sono cambiate le forme contrattuali e le relazioni sindacali. Non possiamo rimanere in uno schema immaginando che la funzione pubblica possa e debba continuare a lavorare come se fosse quella di 10 anni fa, avevamo molti più distacchi, avevamo molte più agibilità sindacali, risorse e contratti che venivano rinnovati di anno in anno. Oggi siamo in un'emergenza totale e questa emergenza ci pone nelle condizioni anche per meglio affrontare la parte pubblica, con la quale dobbiamo mettere in piedi un ragionamento ma fatto su competenze vere, quindi dobbiamo diventare anche più competenti e quindi formazione dei quadri a cominciare dall'RSU e dall'RSA, dobbiamo cambiare. La parola cambiamento non significa cambiare un quadro dirigenziale o piuttosto un segretario generale, cambiare significa capire quello che non va e farlo in tempi brevi.
Tante le vertenze nel Salernitano, provincia, sanità, beni culturali, i tagli delle sovrintendenze forse hanno un respiro più regionale. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che questo governo, ma aveva cominciato anche il precedente governo Monti, hanno inteso e intendono continuare in una proposta di riforma della pubblica amministrazione partendo dai tagli lineari che colpiscono i dipendenti che sono sui vari posti di lavoro, quindi sono state chiuse agenzie fiscali, sedi dell'INPS, dell'INPDAP e quant'altro. Si sta provvedendo a una chiusura delle province, perché piano piano con la legge 56 del Rio e con la legge di stabilità 2015 che ha previsto che le funzioni non fondamentali tornino alla regione, e la regione non ha fatto una legge di recepimento, circa 220 dipendenti, se non 350 se consideriamo caccia e pesca, rischiano gli esuberi. Il quadro complessivo, quindi il quadro nazionale con cui la politica si sta approcciando alle questioni dei territori e quindi anche dell'area salernitana, è la stessa con la quale i governi regionali, speriamo in questo presieduto dal presidente De Luca, dia segnali diversi, procedono tutti allo stesso modo: tagliamo le posizioni in dotazione organica, quindi meno dipendenti, meno soldi, però una riforma vera non c'è. Qual è la riforma vera? Tagliare gli sprechi, e noi abbiamo prodotto diversi documenti dove immaginiamo che gli sprechi possano essere tagliati. Parliamo delle consulenze, delle convenzioni, esternalizzazioni di servizi. Abbiamo nel capitolo dello Stato e in ogni amministrazione pubblica una spesa per beni e servizi che aumenta progressivamente del 10-12% annuo. In quella spesa ci sono tutte le forme mascherate di clientelismo che non si possono più portare avanti, perché assunzioni di personale non ce ne sono più, visto che sono 10 anni che c'è il blocco del turnover, però intanto si continua ad alimentare una forma di precariato assumendo personale che poi alla fine verrà stabilizzato. E ovviamente queste forme poi di assunzione eludono le norme nazionali che prevedono che nella pubblica amministrazione si entra per concorso. La riforma del Ministero Beni Culturali sta penalizzando oltremodo la regione Campania ed in particolar modo le sovrintendenze di Salerno. Cosa sta facendo il sindacato su questa questione? Allora, abbiamo già proclamato 2 mesi fa lo stato di agitazione, perché la riforma e il riordino del MIBACT ha portato all'accorpamento di diverse sedi sovrintendenza regionale piuttosto che polimuseale, senza badare minimamente al funzionamento degli stessi, e sembra che questa riforma sia stata scritta da chi non fa differenza tra polo museale, sovrintendenza regionale, beni architettonici e paesaggistici, diciamo scritta tout court per tutte le realtà. In Campania, dove insiste il maggior bene monumentale, architettonico e archeologico del centro-sud, che cosa stiamo vedendo? Nomine di nuovi direttori generali, i quali, senza comprendere bene che mission dare alla loro azione, stanno tagliando gli organici. Quindi i dipendenti dei Salerno, Pestum, diciamo, hanno protestato, perché vorrei vedere qualsiasi padre di famiglia, 60-65 anni, 2-3 anni dalla pensione, costretto a dover fare 100-110 km ad andata e 110 al ritorno per andare a lavorare. Stiamo impoverendo ulteriormente quelle che sono disponibilità in capo alle famiglie, quindi riducendo il potere d'acquisto. Tutto questo con grande nocumento per i visitatori dei centri, che molto spesso non hanno la giusta assistenza e sicuramente non trovano quelle garanzie per i servizi che loro pagano con le tasse. Conoscete le persone, quindi sicuramente saranno di sintesi rispetto alle cose che diremo. La tiene in Campania,
ed è un momento importante, lo ricordava Pietro, il fatto che ci siete di difficoltà e in un momento dove si raggiunge e che questa discussione abbiamo voluto fortemente che parta dai territori, avremmo voluto noi, almeno io mi riservo poche parole, momento poi dei lavori di questo del documento regionale che noi presenteremo alla segreteria nazionale perché poi ne faccia l'uso che la funzione pubblica è chiamata, sia perché ha il dovere di assistente in questo momento insieme alla scuola, e è chiamata a farlo per questo motivo, per quello che ci circonda e per tutte le innovazioni che dall'esterno ci aspettano rispetto al nuovo modello contrattuale, quello che sarà il tavolo che speriamo si apra al più presto sul rinnovo del contratto nazionale, un contratto nazionale che non sarà più quello che siamo abituati ad avere, saremo in un momento politico più dedicato alle questioni vertenziali. Io prima di invito tutti quanti, fate alcun problema e a socializzare insieme a noi senza quei freni inibitori, quando un'assemblea organizzativa ormai erano quasi 10 anni che non si teneva in CISL, è l'occasione giusta per ricominciare veramente dal territorio e lo possiamo fare solo dando pieno ascolto a quello che voi avrete da dirci. Non è che ci abbia messo tutto, nel senso che a mano che scrivevo, poi scoprivo che vi erano molte cose da dire, per cui poi ho detto vabbè, forse è opportuno che facciamo fare un'attenzione anche ai nostri delegati su quello che sta succedendo in Italia. E allora, innanzitutto la nostra è un'assemblea che va verso l'assemblea riorganizzativa della CISL confederale, quindi le cose che diciamo, diciamolo e diremo su due aspetti fondamentali: uno, come rilanciare la contrattazione nei nostri enti; due, come riproporre o come proporre alla nostra organizzazione confederale di come poter adeguare i suoi modelli organizzativi rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio. E la relazione inizia con alcune frasi che io ritengo che siano veramente molto importanti, perché segnano poi quello che io penso nel quotidiano. La prima frase è una frase di Lacordaire che dice: tra il forte e il debole, la libertà che opprime e la legge che libera. Quando parla di legge parla di regole, e quando parla di regole dice: se non c'è una regola, quella libertà uccide, perché purtroppo il debole soccombe. Il nuovo neoliberismo selvaggio a questa porta ad una società senza regole. E senza regole sono i più deboli, quelli senza voce, quelli che non hanno la possibilità, nemmeno la forza di riaggregarsi, che hanno effettivamente, rischiano la perdita totale dei loro diritti fondamentali. E infatti ho scritto: bisogna scriverle a caratteri cubitali in tutte le sedi sindacali. È opportuno che nelle nostre sedi sindacali scriviamo dietro di noi che tra il forte e il debole, la libertà che opprime e la legge che libera. Perché delle volte anche noi corriamo il rischio di sapere che c'è una regola, però poi siamo costretti a subire, oppure utilizziamo pure noi i sotterfugi per andare in deroga alla regola. Questo non è possibile più, non lo possiamo fare più. Nel nostro piccolo dobbiamo evitare che lo facciamo. Oggi ci sta uno stato di agitazione nell'azienda ospedaliera di Salerno, perché diciamo: queste indennità non le vuoi dare, non puoi fare questo perché tu stesso dici che non lo puoi fare. È chiaro? Per questo abbiamo uno stato di agitazione, mentre la CGIL, stranamente, e qualche altro sindacato, ci siamo noi alla UIL, ma la CGIL e gli altri sindacati pensano: non fa niente che c'è questa regola, tu puoi continuare a erogare reperibilità personale amministrativo, non c'è niente che non puoi dare le mansioni superiori, se non fai delle percorsi basta che è il mio amico che prende quella mansione. Non è più sostenibile. Ed è una cosa che ci porta a dover valutare che non è più nemmeno sostenibile pensare, quando noi sostenevamo prima che purtroppo in determinati momenti, in determinati vincoli, anche l'esternalizzazione dei servizi poteva dare una risposta, e poi vediamo che questa esternalizzazione nei fatti ha portato che nel pubblico impiego, dove si accede per concorso, ci siano varie tipologie contrattuali e che sulla stessa filiera abbiamo 7-8 contratti diversi,
per cui ci sono 7-8 istituti diversi e noi non riusciamo della confederazione, cioè quella di aiutare le federazioni nel far sintesi sulle cose, e non è tutto al contrario, che la federazione deve aiutare la confederazione nelle sue politiche. Non è possibile, non è possibile per una serie di cose che è diventata anche nel nostro piccolo impossibile sostenere questa situazione. I permessi non ne abbiamo, decurtazioni al 50% dei delegati sindacali, e speriamo che questi delegati che sono andati via hanno mantenuto un rapporto fiduciario con l'organizzazione, perché nella maggior parte sono andati via e te li trovi dall'altra parte. Quindi la nostra situazione federale di federazione pubblici servizi, che già ha una difficoltà e dovrebbe avere addirittura la difficoltà di rapportarsi con le altre federazioni che stanno all'interno di questo circuito delle varie tipologie, FELS, FISASCA, no? E non riesce nemmeno a creare un coordinamento dei lavoratori che sono rappresentati per tentare di ristabilire quello che l'articolo 36 dice, cioè che ognuno ha diritto alla giusta retribuzione rispetto a qualità e a quantità, e questo è il ruolo fondamentale. Quindi in questo senso che la confederazione deve venire ad aiutare le federazioni. Non è che si possano ipotizzare ulteriori strategie laddove si utilizzano i quadri della federazione per strategie confederali che poi di fatti molto probabilmente sono anche positive nell'aspetto, anzi governo del popolo del territorio. Allora, a chiunque venga in testa, anche nella nostra organizzazione, Doriana, di poter pensare che dall'alto si decidono le sorti di un'organizzazione, quando dall'alto loro non sanno dove sta Orria, Serramezzana, Valle dell'Angelo, non è possibile, perché questo interviene in tutti i processi che fanno, vanno a riorganizzare territori non sapendo che quei territori hanno dei paesi che loro non riconoscono, il guai che non riconoscono nemmeno i funzionari regionali. O si riconoscono a nome, non sanno dove stanno, e quando riorganizzano enti locali, beni culturali, sanità, non sanno come riuscire a garantire il diritto fondamentale alla salute in quei posti che sono sperduti. È chiaro. E nonostante tutto, lo dico qua ufficialmente, se parlate col segretario romano del Lazio, dice nonostante tutto abbiamo salvato un delegato del Lazio con le nostre strutture, che ha avuto un infarto a Sapri, l'hanno portato a ballo e l'hanno salvato. Vabbè. Allora, qui io faccio un esempio, no? Perché come cambia il mondo, e come cambia il mondo, dice ma tu chi sei? Mia moglie pure dice, ma tu vuoi cambiare il mondo? No, ha perdato questo cagnolo mattonella dopo che è calpesto, no? Perché io sono convinto che il territorio noi lo cambiamo se quello che calpestiamo capiamo che può essere un territorio per i nostri figli. Quanti di noi devono dire che noi abbiamo un problema, che l'Europa decide su quello che noi dovremmo fare, poi sulle cose importanti noi non la sentiamo proprio, no? Sulle cose che dicono, guarda, voi dovete fare le 48 ore di lavoro settimanale perché sennò noi nei territori dobbiamo dire a chi fa i 48 ore giornaliere, dice tu dovresti fare 48 ore settimanali, però che? Mi ha telefonato qualche giorno fa un mio amico di Firenze e mi ha detto, Piero, io me ne voglio tornare. E dice, ma come, tu sei a Firenze, la più bella città del mondo, la coppa là? Dice, no, io ho vinto il concorso qua, ma me ne voglio tornare. Dice, perché te ne vuoi tornare? Eh no, perché da voi si fa lo straordinario. Cioè, tu sei là, perché là non si fa straordinario, e ti hanno assunto, poi ti vuoi tornare qua, perché qua si fa straordinario. Allora, scusate, dico io, a chi vive la filiera, a chi vive questi momenti, in tutte le aziende come sta, ma aspettiamo che ci crolli tutti addosso, oppure effettivamente vogliamo cercare di mettere insieme le persone su quelli che sono gli aspetti della Costituzione, perché questi sono gli aspetti che stanno modificando. Diritto al lavoro, alla qualità del lavoro, diritto alla vita, alla qualità della vita, alla maternità, all'infanzia, perché questi stanno negli ospedali, non stanno con i figli e non stanno con le mogli, o le mogli non stanno con i mariti, e succede nei casini. È questo quello che sta succedendo. Quando parliamo di modificare la Costituzione, no? Io per esempio non mi spiego, noi abbiamo una Costituzione, l'articolo 97 parla, dice nel pubblico impiego si accede solo per concorso pubblico, poi facciamo delle prove, pratiche scritte e orali, e poi viene più raccomandato. E che sia meritocrazia il valore che diciamo? In Germania, in Inghilterra sono 8 persone che assumono, in Inghilterra addirittura per Skype. Sapete qual è il problema? Il problema è
seleziona, c'è il rischio che se seleziona male, c'è duro, per cui alla fine della commissione anche un imbecille, un cretino, ecco, che poi vi racconto quello che succede nella realtà, c'è uno affetto da cretino, diventa cretino il giorno dopo la valutazione. Nell'ultimo concorso che hanno fatto a Battipaglia, chi lo sa perché gliel'ho detto, hanno assunto la prima in graduatoria, era un'infermiera che quando il primario ha detto vai a fare un duplicato della chiave, è andata nell'amministrazione e siccome la sapevano chi era, ci hanno fatto la fotocopia, la chiave, ci hanno fatto tutto prima. Prima, su 2000 candidati, prima. Se andate a prendere le commissioni, dici no, qua il tema è perfetto, ha risposto perfetto, abbiamo all'interno delle nostre strutture, abbiamo una frattura, c'è il razzismo tra lavoratori, tra tempo determinato e tempo indeterminato, fra varie tipologie contrattuali, fra giovani e vecchi, e noi dobbiamo fare una strategia per far venire i giovani verso l'organizzazione, e cioè verso l'organizzazione potrebbe darsi che vengano fino a che non sono lavoratori. Più disaffettuati, sapete che quelle strategie di consenso attraverso nel mettere in chi invece ha una visione più qualcosa che va oltre al rapporto stretto contrattuale, va oltre al momento del lavoro, ma va verso la vita privata. Intercettiamo, non lo intercettiamo, e questa è un'altra cosa importante, perché se noi pensiamo che l'organizzazione si determina e si rimodula rispetto a quel progetto che noi abbiamo in testa, e questo progetto non parte da come sono le azioni, e anche l'assistenza domiciliare che danno, la danno in base alla prestazione, non esiste dell'assistenza domiciliare insieme, e noi dobbiamo cercare di capire quali sono i veri bisogni per avere una strategia, e quindi il modello organizzativo da politica, economica, decisionale rispetto a quelli che sono i bisogni, perché ormai guardate, bandiere confezionate non servono, nessuno ci va presto. Attraverso un progetto a dare vita alla nostra bandiera, la CISL esisterà, altrimenti avremo difficoltà, e non sono nemmeno difficoltà demagogico-politiche, sono altre difficoltà. Una volta si diceva l'Antico Testamento, oggi nel terzo millennio Antonacchio, che è l'apostolo, no? L'apostolo Pietro, dice veramente più che della demagogia e della lingua ne uccide più l'Equitalia. Mestiere, trovo qualcosa, anche questa è una cosa che bisogna definire, è chiaro? Cioè noi, CISL, associazione, che siamo? Quella del volontariato deve essere valutata così, perché altrimenti, fuori mi diceva stamattina sono andato a lavorare, poi alle 2 non sono potuto andare a casa, sto qua. Il nuovo modo di fare il sindacato, equivale al vecchio modo di fare il sindacato. Oggi stavo là e ho parlato con un collega, dice strano, mi ha chiamato dall'ospedale, mi hanno dato 7 domande per fare il rimborso. Gli infermieri, qualcuno lo fa in modo proprio, sì, fallo, non lo fare. Oggi invece noi pensiamo che una volta abbiamo mandato le mail, l'ho dato tutto qua. Non è il momento, sono stati chiamati, dice scusa, tu ti ricordi dell'assemblea? Il nuovo modo di fare il sindacato. Quindi quando sentiamo bisogna tornare fra i lavoratori, dico vabbè, stanno parlando per loro, torniamo. Quindi. Ritorniamo a quello che è il problema. Guardate. Voi lo sapete il problema che ho fatto con l'articolo 42 bis, stato della maternità, ormai fra poco mi chiamano. Però io non mi riesco a spiegare perché noi, non diciamo, guardate, ma il 42 bis è un diritto, la legge. Qual è? Allora, gestire io sulla contrattazione. Io contrattuale, che è quelli del 42 bis. Guardano i Coco, i Coco, guardano i Coco Pro, guardano i 15 SEP, gli S15. E quindi guardate, mica è facile, perché noi dobbiamo assumere un concetto, la giustizia sindacale. Allora, io non so qual è la giustizia sindacale, ma sono certo che così come dice la Costituzione, noi a livello di strategia bilaterale, ma si verifica come noi la verifichiamo nel nostro piccolo, a tutti, il Presidente dell'Ordine dei Medici ha detto, guardate, a me si vede la verità, se facessimo i quiz per trasse medicine non ci trasessi. Un presidente dell'ordine dei medici. Questo è. Allora bisogna effettivamente potenziare questa bilateralità del rapporto, perché io vorrei sapere chi è che deve dire al MIUR, al presidente di Caldoro e anche alle organizzazioni sindacali di categoria che non è possibile. Che ci sono medici che prendono 9.600 euro al mese solo di Alpi e LAP,
e poi ci stanno gli infermieri a cui si decurta lo stipendio perché hanno superato il fondo per ortopedici. Cioè, allora, se il rapporto economico è domanda e offerta, come strano che una domanda così eccessiva ci sia un'offerta scadente. Però anche qui, Doria, al nostro sindacato, che è un sindacato che deve fare della confederalità